Oggi parliamo di farro, lo possiamo trovare nelle sue confezioni al supermercato, in tutti i negozi, in due forme, decorticato oppure farro perlato. Allora, il decorticato è la forma, come dire, più integrale, e quindi con tutti i benefici dei cibi integrali. Invece il perlato è il rivestimento esterno che viene parzialmente tolto tramite un processo di perlatura e mantiene comunque buone le sue proprietà nutrizionali. Il farro va conservato in un luogo fresco e asciutto, non in frigorifero. Si conserva a lungo, ma deve essere tenuto al riparo dell'umidità, possibilmente in un vaso chiuso. Il farro perlato è più adatto nelle insalate, quello decorticato per le zuppe, per esempio. Non accontentatevi di leggere dove il prodotto è stato confezionato, ma cercate di acquistare quello che dichiara l'origine del cereale. E quindi premiate quei produttori che danno questa informazione facoltativa, ma molto importante.